Mi ricordo di dire, tu hai insegnato francese, non mi sembra, a scuola, però poi ti sei dedicato completamente alla poesia spagnola, allo studio della lettera. Beh, comunque, ti sei dedicato in gran parte, diciamo. No, disegnavo francese, ma io sono laureato in spagnolo. Sono laureato all'Orientale di Napoli, ho studiato lingue e mi sono specializzato in spagnolo. Poi, siccome ai miei tempi lo spagnolo non si insegnava a scuola, ho dovuto ripiegare sul francese. A quei tempi chi era laureato in lingue poteva insegnare qualsiasi lingua, anche se non l'aveva fatto. Io potevo insegnare anche arabo, per esempio, anche solo per il Ma semplice anche gli fatto che avvocati ero laureato in lingue. potevano insegnare E il francese proprio non l'ho studiato all'università, infatti ho studiato spagnolo, portoghese e inglese. E però poi sono stato un po' di mesi in Francia, a Lyon, e quindi ho imparato anche un po' di francese, tanto da poter insegnare a scuola senza avere alcuna così. All'università ho incominciato, io avevo una passione per lo spagnolo fin dai miei anni in cui frequentavo il liceo classico, una lingua che mi piaceva molto, anche se non sapevo parlarla. Mi piaceva la corrida, mi piacevano i poeti spagnoli, soprattutto Federico García Lorca. Ai miei tempi Federico García Lorca era molto letto tra i giovani. E soprattutto la poesia Llanto por la muerte di Ignacio Sánchez Mejías, che era, io avevo un disco in vinile che era recitata da un grande attore italiano con la voce un po' roca, Arnoldo Foà, non so se qualcuno di voi che ha visitato più o meno si ricorda, dove c'era questo cantilenare alle 5 della sera, erano le 5 in punto della sera. E quindi questa poesia mi ha colpito moltissimo e ho cercato di tradurre in italiano i poeti che più amavo, i poeti spagnoli che più amavo, oltre a García Lorca, i poeti della generazione del 27, Salinas, Alexandre, Guillén, Machado ed altri. Però poi mi sono reso subito conto che questi poeti erano stati tradotti magistralmente da grandi spagnisti italiani come Oreste Magrì e Carlo Bo, e allora ho resistito e mi sono orientato verso i poeti viventi e ho tradotto tanti, ho pubblicato tanti anni fa un'antologia di poesia spagnola di poeti viventi che penso che era l'unica in Italia a quei tempi. Non ce n'erano altre. E poi col tempo, attraverso i miei viaggi nell'America Latina, in Messico, in Colombia, in Cile, in altri paesi, ho incominciato a conoscere la poesia latinoamericana e mi sono innamorato della poesia latinoamericana. Perché amo questi poeti? Li sento molto vicini a me, al mio modo di fare poesia. E se praticamente amano conversare con la gente, raccontare, conversare con la gente, senza ricorrere a giochi e giochetti vari come sono soliti fare i poeti italiani. Una poesia italiana che spesso si ritorce su se stessa ed è incomprensibile. Io amo poco la poesia italiana, anche se ho tradotto tanti poeti italiani e li ho fatti conoscere all'estero. Però mi sento soprattutto un poeta legato alla poesia spagnola e alla poesia latinoamericana. E ho tradotto tantissimi poeti, forse troppi. Ho pubblicato diverse antologie, come diceva Laura quando mi ha presentato. E amo tanto questi poeti, li amo molto e mi sento molto vicino a loro. E mi hanno influenzato, che più o che meno molto, nella mia poesia. Hanno la loro semplicità, la loro diafanità, la loro trasparenza. E niente, mi sento più poeta di quei luoghi anziché un poeta italiano. Al pubblico presente. In
America Latina i poeti quando recitano hanno davanti migliaia di persone, centinaia di persone, cosa da noi assolutamente incredibile. Tu come lo spieghi questo? L'ho già detto, perché sono dei poeti che parlano e scrivono per la gente, raccontano, si fanno male della gente perché la loro poesia è comprensibile, una poesia che si capisce. Non confondiamo la semplicità con la comprensione, è una poesia che arriva al pubblico ma ha una sua struttura molto solida. Loro usano molto i metri l'endecasillabo, il settenario, l'alessandrino, quindi non è una poesia semplice, una poesia dietro la quale c'è un lavoro grandissimo, un lavoro immenso sulla parola. E dicevo prima a Laura che nei tanti festival che si fanno in America Latina, i più conosciuti sono quelli del Nicaragua, a Granada in Nicaragua, e a Medellín in Colombia. Io ho partecipato sia all'uno che all'altro. A Medellín il festival si fa in una piazza grandissima, la piazza più grande della città, e ci sono migliaia di giovani, tanti giovani, migliaia e migliaia di giovani che riempiono la piazza, che vengono ad ascoltare i poeti. E quando i poeti finiscono di leggere, molti si avvicinano per chiedere un autografo, come se i poeti fossero i grandi divi della canzone, dell'estate, come i nostri giocatori a cui si chiede l'autografo, i nostri cantanti. È una cosa molto bella. Anche a me ricordo in Messico, due giovani dopo avermi ascoltato mi hanno avvicinato e mi hanno chiesto un autografo. Uno quasi di vergogna, perché in Italia non è una cosa che avviene, però sono delle cose molto belle. Questi giovani, giovani che amano la poesia. E in uno di questi festival, a Medellín, ricordo che mentre noi stavamo recitando queste poesie dal palco, si è messo a piovere, è arrivata una pioggia improvvisa, molto forte, e nessuno si è allontanato, nessuno aveva un verbo, sono rimasti là i giovani seduti a terra, con le gambe incrociate, ad ascoltare i poeti. Non lo so, una cosa molto bella, cosa che da noi io non ho mai visto. Un po' di anni. Trovo sempre una grande disponibilità e una grande partecipazione quando faccio dei laboratori di poesia, come per esempio questi ragazzi che sono presenti qui oggi, di ENAIP. Infatti è difficile trovare tanta gente che ascolti un poeta in Italia. Sì, no, ma soprattutto anche appunto. Sì, no, pubblico attento e un pubblico che si vede, che insomma ha bisogno e sente e avverte la poesia. Ma secondo me forse bisognerebbe nelle scuole riuscire a svecchiarla e capisci, a leggere proprio i testi, a farli lavorare sui testi, sulle loro emozioni. Noi andavamo a leggere anche nelle scuole elementari per i ragazzi dell'America Latina. Andavamo nelle scuole a leggere le nostre poesie, anche nelle scuole elementari, con ragazzi e ragazzini di 8-9 anni che ci ascoltavano in un silenzio religioso. Generalmente in Italia quando uno va nelle scuole a fare una conferenza o a leggere poesia fanno un chiasso indiavolato, i ragazzi che si scocciano terribilmente. È raro che ascoltino, è raro. Ma lì i ragazzini, in un silenzio religioso, ascoltare i poeti che recitavano che le loro poesie, è una cosa incredibile. Amano molto la poesia, non solo la amano, ma la poesia si vende anche. E non è raro che si pubblichi un libro anche una seconda o una terza edizione di quel libro, cosa che l'Italia.